Però non vedo il consigliere Di Filippo. Consigliere Di Filippo che è seduto. Sì, sì, lo stiamo chiamando. Recuperiamo il consigliere Di Filippo per illustrare l'interrogazione. È disponibile? Sì, arriva. Alla 9. Prego consigliere, illustri l'interrogazione. Allora, interrogazione presentata dal consigliere Andrea Di Filippo in merito all'incrocio tra Viale Certosa e Corso Pastrengo. In merito alle numerose richieste di cittadini collegnesi che percorrono quotidianamente Corso Pastrengo in direzione Corso Francia Via D'Amicis per rimettersi in Viale Certosa, i quali ritengono che l'incrocio sia molto pericoloso in quanto la corsia si disvolta per rimettersi in Viale Certosa arrivando dal centro storico Villaggio d'Ore direttamente a fronte alla corsia di chi vuole proseguire dritto per Corso Pastrengo arrivando dalla direzione opposta a Corso Francia Via D'Amicis. Il sottoscritto consigliere comunale interroga i soggetti sopracitati per conoscere quanto segue, se non vi sia una soluzione tecnica per risolvere il problema e rendere l'incrocio più sicuro e se ve ne sia la possibilità tecnica ed economica, avanza la proposta di costruire una rotonda nel suddetto incrocio in modo da poter risolvere il problema. Grazie consigliere. Risposta dell'assessore Pirrello. Prego assessore. Allora, la conformazione dell'incrocio in questione risulta conforme alle prescrizioni del codice della strada e la regolamentazione semaforica garantisce la sicurezza per tutte le tipologie di utenza, veicoli, ciclisti e pedoni. Il settore pianificazione territoriale, nell'ambito della pianificazione di interventi e sviluppo dell'area di Via Certosa e Via Cervi, ha valutato l'opportunità di inserire la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione in oggetto. E questa è la risposta che ha ricevuto già il consigliere Di Filippo. Io vorrei anche in questo caso che fosse messo a verbale, lo chiedo al Presidente, anche un'integrazione. Per cui si dice che il settore pianificazione territoriale nell'ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo dell'area di Viale Certosa e Via Cervi è stata prevista un'azione realizzata nell'ambito delle opere di urbanizzazione a scomputo previste nell'intervento urbanistico del comparto 1 di Via D'Amicis, per cui quella rotonda che è stata progettata verrà realizzata come opera a scomputo dell'urbanizzazione del comparto 1 di Via D'Amicis che si trova là, per cui a questo punto diciamo allo stato dell'arte sintetizzare la risposta così com'è corrisponde ed è conforme alle norme, la realizzazione della rotonda sarà realizzata appena sarà realizzato l'intervento urbanistico del comparto 1. Allora adesso diamo